Se state cercando un personal trainer, un architetto, un veterinario, beh, buona fortuna. Sono tutti impegnati a scegliere una nuova auto, perché FCA ha pensato a chi lavora in proprio. Hai solo dicembre per scegliere Bonus Impresa, il vantaggio dedicato alle partite IVA sull'acquisto dei veicoli del gruppo. Ad esempio, su Jeep Compass, il bonus è di 7.000 euro sul prezzo di listino. Scopri di più su bonusimpresa.it. Bentrovati a un nuovo appuntamento con Forbes Leader, la trasmissione che vi guida alla scoperta del mondo Forbes in Italia. Oggi lo faremo partendo da un punto di vista un po' particolare, quello di un evento che si è svolto pochissimi giorni fa a Milano, in cui Forbes ha avuto un ruolo di partner in questo caso di Fiera Milano, che ha premiato i CEO Award 2018, quindi ha celebrato i CEO più importanti dell'ultimo anno. Per parlare di questo argomento abbiamo qui con noi oggi il direttore di Forbes in Italia. Un saluto a tutti i nostri telespettatori. Alessandro Rossi, naturalmente. E ho introdotto un po' questa premiazione senza dire però che si tratta del culmine di un percorso formativo che Fiera Milano Media porta avanti con il progetto dell'Executive Club, quindi un club all'interno del quale molti CEO di aziende italiane si riuniscono e mensilmente hanno degli appuntamenti formativi. Con l'appuntamento di fine anno si tirano le somme e soprattutto si guarda al futuro, ai prossimi mesi, anche grazie alla presenza di molti ospiti importanti che danno il loro outlook su ciò che sta per avvenire e soprattutto sulle competenze manageriali che saranno necessarie per i prossimi 12 mesi. E allora Alessandro, ti chiedo, qual è, diciamo, l'idea per cui Forbes partecipa a una partnership di questo tipo e a una premiazione come il CEO Award? Beh, è stata una scelta la nostra, che è alla fine di un percorso iniziato a settembre con la selezione di 100 manager italiani di aziende di successo, proseguita il mese dopo con un'altra selezione di altri 100 manager italiani di aziende estere, internazionali, che credono, che investono nell'Italia. Abbiamo così messo insieme un panel di 200 manager italiani e tra questi ne abbiamo selezionati 9, appunto, che poi sono stati premiati. E l'idea di fare questo premio insieme a un partner così importante e così introdotto nel mondo delle imprese come Fiera Milano, appunto, ci ha dato ancora più forza nell'organizzazione e ci ha dato ancora più forza nella presentazione e nell'introduzione in questo mondo. Potremmo parlare di un vero e proprio evento ispirazionale per i manager presenti in sala, che alla fine si sono trovati di fronte i premiati, che sono manager di altissimo livello in Italia, come hai detto tu bene, all'interno di una location tra le più esclusive di Milano, proprio nel cuore di Milano. Però adesso io credo che sia veramente la prova dei fatti farvi vedere un po' a tutti i nostri ascoltatori cosa c'è stato l'altra sera al Mandarin Hotel. Direi che come evento in generale proprio si è respirata l'aria di qualcosa che è andato a premiare dei protagonisti assoluti del nostro paese, quindi abituati anche al riconoscimento, eppure molto emozionati proprio perché arrivava dall'Executive Club in partnership con noi di Forbes. Quindi devo dire veramente, adesso magari li vedremo fra poco nell'intervista che abbiamo fatto. Sì, beh, lì è stata secondo me molto carina la definizione che ha dato Carlo Antonelli, l'amministratore delegato di Fiera Milano Media, quando ha parlato del pallone d'oro delle imprese, no? Cioè tanti piccoli, diciamo così, Modric, non piccoli, insomma, tanti Modric piuttosto che Cristiano Ronaldo dell'impresa, no? Che hanno... È un po', questo è stato un po' il loro pallone d'oro, perché effettivamente era un premio ambitissimo, visto anche forse proprio per il combinato disposto della
forza mediatica di Forbes e anche della forza del legame di Fiera Milano, no, che ha con le imprese, questo combinato disposto ha dato ancora più forza a questo premio, l'ha reso ancora più ambito. Sono molto d'accordo con te, c'è stata veramente una grande soddisfazione da parte di queste nuove persone, abituate tra l'altro i premi a riceverli, perché insomma, certo, quando parliamo di questi personaggi sono abituati ad eventi e sono abituati a, per esempio la stessa Maserati, che era il main sponsor della serata, so che a parte è salito sul palco, anche lui ha avuto modo di raccontare i programmi di Maserati per l'Italia per i prossimi anni, brevemente, perché è stata quella formula che sicuramente ha premiato la brevità, la rapidità, però anche loro erano molto soddisfatti, eppure loro di eventi Maserati ne fa quanti, chissà quanti, no, in un anno. Mentre ha parlato proprio di evento top, proprio perché si è trovata davanti un parterre sia sul palco ma anche in platea veramente di livello. Benissimo, allora vediamo alcune delle immagini, alcune delle interviste che abbiamo realizzato ai protagonisti proprio al Mandarin Oriental. Dottor Petrone, innanzitutto complimenti. Come ha fatto a far capire agli italiani che, insomma, dal tabaccaio si può giocare ma si può in qualche modo anche pagare? Ma non è stato difficile, perché c'era già questa esigenza, noi abbiamo solo cercato di soddisfarla, devo dire ci è riuscito bene, siamo passati da 0 a 10 miliardi di fatturato in 10 anni e quindi sicuramente è stato un grande successo che ora stiamo rinnovando con la nostra offerta digitale. Benissimo, e guardando al futuro, quali altri servizi sono ipotizzabili appunto nel futuro di Sisal? Ma ce ne sono tanti altri e devo dire, noi abbiamo creato una rete che può fare molto di più che semplici pagamenti, ci sono le assicurazioni, c'è la possibilità della logistica, oggi il mondo con l'e-commerce sta cambiando molto, noi siamo pronti a offrire nuovi servizi a nuovi consumatori e a nuove esigenze. Come si immagina il futuro dell'energia nelle smart city, nelle cosiddette smart city? Ma dunque, intanto è importante richiamare qualche dato. Nel giro di una manciata di anni il 60% della popolazione mondiale vivrà in grandissime metropoli, quindi avrà un grande ruolo, impatto sui consumi internazionali e anche sulle emissioni globali del pianeta. Quindi sarà fondamentale dare una risposta concreta, razionale, avanzata, moderna ai problemi che dovranno cui saranno confrontati, dovranno confrontarsi le grandi città, problemi di risorse, problemi di traffico, problemi di qualità dell'aria, di sicurezza. E in questo senso le grandi utility avranno un ruolo determinante, potranno occuparsi, si occuperanno sempre di più di cosa, le soluzioni tecnologiche avanzate, ad esempio per l'energia, lo stoccaggio, la consumazione dell'energia, la mobilità elettrica, il tema dell'ambiente, delle emissioni, dell'aria. Quindi lì si giocherà una partita fondamentale per il futuro del pianeta, e potremmo dire che non vi sarà un pianeta intelligente senza città intelligenti. Da poco avete lanciato una nuova app, diciamo, qual è il vostro piano di sviluppo, cosa vedete nel futuro digitale della banca in generale, non solo di Banca Intesa, di Banca dei Territori? Sì, allora il futuro digitale, almeno l'idea che la banca ha e che sta cercando di implementare, è quello di integrare sempre di più l'esperienza digitale con quella fisica. La nostra app ha al momento al suo interno sostanzialmente tutte le opzioni possibili di pagamento in mobilità, ma come anche di consultazione e anche di dare concretezza in termini di possibilità di operazioni dispositive, che siano investimenti o quant'altro. Deve essere sempre più comodo questo, e quindi la comodità unita con la possibilità di poter interagire fisicamente con tanti punti sul territorio, che è quello che tuttora la banca mette a disposizione, anche con modalità nuove e innovative, come l'utilizzo dei tabaccai che fanno parte della rete di Banca 5, che è la nostra rete di prossimità, tenderà sempre di più a coniugare l'esperienza digitale con quella fisica, dando al cliente un'estrema flessibilità di interazione con la banca, dove, quando e come vuole. 70 anni di Erno si sono appena conclusi, per i prossimi 70? Per i prossimi 70, che comunque non è una facile previsione, però diciamo che la via è tracciata nel segno dell'innovazione, della tecnologia e combinata con la nostra tradizione, per cui diciamo che i prossimi 70 anni dovranno essere estremamente innovativi, però tenendo presenti i primi 70. Il vostro è un marchio che ha avuto una crescita impetuosa soprattutto in anni recenti. Secondo lei qual è stato il segreto di questa crescita? Ma è stato proprio questo, cioè il fatto di riuscire a coniugare la nostra tradizione di impermeabilisti, per cui di capi diciamo così, di funzione e performanti legati a una grande innovazione.
Rieccoci in studio e abbiamo visto le immagini di questa bella serata. Ora in qualche modo voltiamo pagina, ma solo per modo di dire, perché rimaniamo. Naturalmente abbiamo parlato finora di manager premiati. I manager sono anche al centro di questo, dell'ultimo volume di Forbes, il numero 14, i manager della finanza. Sì, beh, abbiamo intanto in copertina la dinastia dei Doris, cioè il passaggio di testimoni non ancora completato, ma anzi in questo momento è una sintonia quasi perfetta, un completamento tra padre e figlio, tra Ennio Doris e Massimo Doris, che ormai insieme guidano Mediolanum, credo con veramente un grande successo. E anche qui vale quanto dicevi prima, anche in questo caso si tratta di un presidente che è anche manager, di un CEO che è anche proprietario, che è anche proprietario, quindi esatto, azionista, quindi, cioè, diciamo, le cose che funzionano in Italia molte volte hanno molto legate alla famiglia. In Italia è ancora un paese dove sì, i manager hanno un peso, ma la famiglia, l'azionariato familiare ha ancora un peso, un ruolo importante. Alessandro, visto che avete intervistato Favijay, un nome, uno pseudonimo che comunque sta a indicare probabilmente lo youtuber italiano più famoso nel mondo, e ormai non solo più youtuber perché si è dato al cinema, anche alla scrittura con grande successo e anche grandi introiti, però so che è stato un numero, un volume, il 14, molto particolare per quanto riguarda gli under 30. Sì, abbiamo raccontato i 5 che abbiamo selezionato ormai quasi un anno fa nel mondo dei gamer, tra i ragazzi che fanno giochi sostanzialmente, e abbiamo scoperto, vabbè, a parte alcuni sono addirittura under 20, c'è un sedicenne addirittura che scrive giochi, ma c'è un giovane che lavora a Microsoft, un italiano è importante, ci sono appunto dei gamer, ci sono ragazzi che stanno facendo una strada addirittura lottando contro i coreani che sono dei maghi, no? Dei veri fuori classe di questo settore, e si stanno facendo strada in questo mondo così a volte anche difficile da capire per noi adulti, certo. Mentre per i giovani è un mondo veramente di grande prospettiva, perché poi i giochi, no? I giochi digitali, anche di nuove professioni che si affacciano, e appunto riuscire a 16 anni o a 20 anni, come ce n'è un paio lì, che appunto ad avere, essere così già affermati, ad avere già fonti di guadagno importanti, avere anche dei sogni professionali così importanti, sicuramente dà coraggio anche ai giovani che si apprestano magari a cercare un lavoro e magari hanno questa voglia così di smanettare, come si diceva una volta, sulla tastiera. Ma la cosa, direi, confortante da questo punto di vista è che mentre l'anno scorso abbiamo ovviamente fatto un lavoro di ricerca molto faticoso per individuare 100 giovani, te ne ricorderai sicuramente anche te, per individuare 100 giovani da selezionare, quest'anno sarà un lavoro particolarmente difficile e faticoso, ma nell'abbondanza, perché il successo della nostra rubrica Under 30 ha portato a una vera valanga di autocandidature di giovani che fanno i lavori più strani e straordinari del mondo, tutti italiani ovviamente, ma lavorano appunto in tutto il mondo, e che si sono proposti, vuol dire che hanno visto il giornale, hanno letto, si sono appassionati alle nostre classifiche degli Under 30 e vogliono esserci. Quindi quest'anno avremo non solo quelli che abbiamo, che stiamo selezionando noi, ma anche dovremo valutare e vagliare anche le autocandidature che sono arrivate, veramente diverse decine. E quindi è stata una grossa soddisfazione, perché appunto significa che il mondo dei giovani si muove e che il nostro giornale nel mondo dei giovani ha veramente successo. Sì, potremmo in qualche modo parlare anche di una scommessa sul futuro, no? Molte volte si parla male dei giovani italiani soprattutto, in realtà le storie belle di crescita personale e anche economica del paese ci sono, e noi siamo qui per dimostrarlo. Siamo qui per dimostrarlo, ma non solo, ma è la conferma, se chi legge le storie di questi ragazzi appunto trova la conferma che questi saranno veramente l'Italia di domani, perché tantissimi, anche quelli che lavorano all'estero, sognano poi comunque di fare qualcosa per il nostro paese. Quindi è un segno di grande attaccamento all'Italia, di grande speranza in questo paese, e sicuramente un'ossatura importante per loro stessi, ma anche proprio per la struttura italiana, insomma, la struttura economica italiana.
Benissimo Alessandro, poi ci ritroveremo per i saluti, ma adesso nel segno della discontinuità, perché ormai avete imparato che Forbes è magari il gamer under 30, è la finanza, è l'imprenditoria, adesso saltiamo a Londra con la nostra Angela Antetomaso che ha intervistato un gestore italiano che vive da tanto tempo, da tanti anni a Londra e ci parlerà un po' della sua esperienza e della sua crescita professionale. Benvenuti, siamo oggi con Francesco Curto, Head of Crocky e capo della ricerca di AWS. Francesco, innanzitutto come si arriva ad essere proprio a capo o comunque manager in ogni caso in una grande società come AWS, una delle maggiori società di asset management a livello globale? Angela, alla fine io non ho la sfera di cristallo per dare, diciamo, delle visioni di come un altro potrebbe arrivare. Quello che ti posso raccontare è come ci sono arrivato io alla fine, no? Diciamo, ci sono arrivato quasi per caso, è stato un travaglio abbastanza, diciamo, lungo, anche se bisogna dire che alla fine io all'interno di AWS, che fa parte del gruppo di Deutsche Bank, ci sono da 20 anni, quindi sicuramente è stato un rapporto che funziona molto bene. Come è nato il tutto? Che studi ha fatto Francesco? Qual è stato il suo iter, la sua carriera? Ah, diciamo che io arrivo in Gran Bretagna nell'89 come uno studente Erasmus che poi torna in Italia e poi ritorna, diciamo, si innamora del sistema britannico, in cui a quei tempi si poteva, diciamo, andare a fare lezione con un gruppo di 25-30 studenti a livello universitario. Io che venivo in Italia da delle classi in cui eravamo addirittura in 900, siamo passati da 900 a 30. Adesso i tempi sono cambiati anche qui in Gran Bretagna, quindi non idealizziamo, diciamo, il sistema anglosassone, e devo dire comunque le basi che mi ha dato il sistema italiano sono fantastiche. Il coniugare, diciamo, il sistema britannico con il sistema italiano è probabilmente la ragione per la quale sono dove sono adesso. Alla fine tutti parlano male del sistema italiano, adesso non so come si è evoluto negli ultimi 20 anni, però posso dire che quello che si vede a livello internazionale, dove molti colleghi italiani che hanno fatto l'università italiana trovano posti di prestigio, alla fine la dice lunga sul fatto che, se fatto bene, il sistema italiano, diciamo, dona delle ottime opportunità. Una volta, diciamo, fatta un dottorato di ricerca in Gran Bretagna, all'Università di Warwick nelle Midlands, nel 98 arrivo a Deutsche Bank come, diciamo, proprio nei piani bassi, come un graduate. Una volta fatto, diciamo, la gavetta in questi anni, inizia la mia carriera. E da lì, proprio praticamente nel momento in cui si lavora bene, il riconoscimento viene. Ed è questo, diciamo, forse una delle ragioni per la quale sono rimasto all'interno di Deutsche Bank per 20 anni. Diciamo che la meritocrazia esiste, insomma, non possiamo assolutamente negarlo questo. Per quanto riguarda proprio il lavorare da italiano all'interno di un contesto estero, appunto una grande realtà tedesca, base a Londra, quindi veramente assolutamente a tutti gli effetti una realtà multiculturale, qual è il vantaggio che secondo lei un italiano può portare? L'italianità è un plus? Ah, sicuramente, è un plus, anche se in alcune situazioni è anche, diciamo, un po' più challenging, perché, diciamo, lo stereotipo italiano esiste comunque anche all'estero, quello in cui certe volte, no, bisogna, si taglia la strada, si cercano le vie corte e via dicendo. Quel tipo di italiano non funziona. Quindi il tipo di italiano che funziona all'interno di un'impresa multinazionale è quello comunque che è un professionista serio, che parla quando deve parlare, non straparla, però, diciamo, è anche un aggregatore, quindi, no, cerca di
o riesce più che altro a trovare delle soluzioni interessanti utilizzando anche dei sistemi, diciamo, di lateral thinking, come dicono qui in Inghilterra, che molto spesso ce l'ha proprio l'italiano più che l'altro, l'originalità nel trovare la soluzione. Questa è una caratteristica proprio italiana. Questo sicuramente interessante. Invece, dall'altro lato, quali sono i vantaggi che una carriera all'estero, una carriera internazionale può dare poi ad un giovane italiano, ad un professionista italiano? Ma sicuramente, diciamo, quello che ti dà o che ti ha dato la Gran Bretagna fino ad ora è l'opportunità di essere un cittadino del mondo. Quindi qui a Londra ci sono tante rappresentazioni di tante nazioni diverse, e per un giovane, diciamo, che viene da un sistema comunque molto, diciamo, squadrato come il sistema italiano, questa apertura mentale, questa capacità di lavorare in gruppi e di conoscere culture diverse è qualcosa che è interessantissimo. Viene la voglia di tornare in Italia? Pensa che tornerà in Italia in un futuro? Oppure tutti i giorni ci si pensa a tornare in Italia, diciamo. Io non ho, anche, diciamo, ormai più della metà della mia vita è stata passata qui in Gran Bretagna. Io potrei tranquillamente chiedere per il passaporto britannico, però io ho solamente un passaporto e forse solo ed esclusivamente sempre un passaporto, diciamo. Io sono italiano dentro. Italiano, quindi non mi viene per nulla in mente l'idea di prendere un altro passaporto, e ci tornerei, diciamo, con piacere. Però alla fine bisogna prendere in considerazione che io oggi spendo probabilmente il 60-70% del mio tempo con dei colleghi in un ambiente che mi sono costruito, diciamo, per 20 anni, e lasciare quell'ambiente, ma non per tornare in Italia, ma anche per andare in altri posti, non è facile. Quindi non sarebbe comunque facile andare via dalla Gran Bretagna, nonostante timori legati alla Brexit, probabilmente. Sì, probabilmente, diciamo, se dovessi cambiare situazione, la cambierei completamente. Quindi non lavorerei più in finanza, andrei a lavorare, a fare qualcos'altro. Però qualcos'altro ancora non l'ho trovato. Però mi sembra di capire anche che crede particolarmente nell'Italia, ha fiducia nell'Italia come paese. Ma sicuramente, come non si può avere fiducia sull'Italia? Anche se alla fine certe volte siamo i nostri peggior nemici, però sicuramente l'italianità è qualcosa di eccezionale. Bene, grazie davvero per essere stato con noi, Francesco Curto, Head of Crocky, capo della ricerca di AWS. Grazie a voi, arrivederci. E di nuovo in studio a Milano, sempre con Alessandro Rossi, direttore di Forbes, che ora lasciamo al suo lavoro perché stanno già preparando il prossimo volume di Forbes. So che l'attività ferve, insomma. Sì, sarà un volume molto particolare, uscirà poco dopo Natale, immediatamente tra Natale e Capodanno, e ci avrà veramente una sorpresa in copertina che credo appassionerà e interesserà tantissima gente, perché è un personaggio veramente straordinario. Benissimo, grazie Alessandro per essere stato con noi. Grazie a voi. Io rinnovo ai nostri ascoltatori l'appuntamento per la prossima puntata di Forbes Leader. Consulenti finanziari, siete pronti? Parte l'albo. Aggiornamento, contabilità, contrattualistica, gestione portafoglio. Blue Advisor, la piattaforma per i consulenti finanziari. Prova gratis. www.blueadvisor.com